Ogni 1000 passi, o miglio romano, si pone una pietra miliare cilindrica con il nome dell'imperatore in carica e la distanza dalla città più vicina. Ogni 16 chilometri ci sono accampamenti e stazioni di posta. Già sotto l'imperatore Augusto, le legioni partono da Roma alla prima notizia di sconfinamenti delle tribù germaniche. Marciando lungo le strade percorrono 30 chilometri ogni 5 ore e pongono rapidamente fine alla minaccia. Gia che arreda. Nel 126 d.C. l'imperatore Adriano torna a Roma al termine di un'ispezione militare alle frontiere durata 5 anni. Mentre è in missione nella capitale, i suoi costruttori lavorano per dare vita alla sua visione architettonica. 150 anni prima l'imperatore Augusto era riuscito a trasformare una città di mattoni in una meraviglia di marmo. Adriano vuole che la sua eredità architettonica sia altrettanto memorabile. Subito dopo essere salito al trono decide di ricostruire un complesso di templi andato a fuoco e risalente all'epoca di Augusto. Adriano dà ordine che sulle ceneri del vecchio edificio sia costruita la sua opera più famosa, il Pantheon. Il Pantheon fonde stili classici e moderni. Non ha precedenti nella storia dell'architettura. Lo spazio interno non presenta alcun elemento di sostegno, qualcosa di mai visto in un tempio. E la cupola rimane un capolavoro dell'ingegneria. A Roma si erano costruite altre cupole in precedenza, soprattutto nelle terme, ma quella del Pantheon aveva un diametro superiore a qualsiasi altra costruzione dell'antichità e rimase insuperata fino al Rinascimento. L'edificazione della cupola del Pantheon fu la più grande opera di ingegneria dei Romani. Aveva un diametro doppio rispetto a qualsiasi cupola costruita in precedenza. La priorità nella costruzione di qualsiasi cupola è evitare che crolli sotto il suo stesso peso. In ogni momento c'è il rischio che ceda alla base e crolli dalla sommità. I romani adottarono una duplice soluzione. Prima di tutto, la costruirono molto spessa. Quindi, per evitare che cedesse alla base verso l'esterno, la collocarono all'interno di spesse mura di rinforzo. Poi disposero una serie di anelli concentrici alla base della cupola stessa. Una soluzione brillante. Il progetto originale prevede che il peso della gigantesca semisfera sia sostenuta da soli 8 pilastri. Devono essere particolarmente resistenti e infatti sono spessi 6 metri. Ma per ridurre il peso complessivo, all'interno sono ricavati pozzi di ispezione. La cupola è un'opera di ingegneria in netto anticipo sui tempi. È stata costruita in modo da ridurre al minimo peso e pressione, adottando una serie di accorgimenti sofisticati e almeno 5 tipi diversi di calcestruzzo. Il segreto era la pozzolana, una sabbia vulcanica tipica dell'Italia che rendeva il calcestruzzo duro come pietra. Segnò una svolta per l'architettura romana, nel senso che i progettisti potevano studiare la destinazione dell'edificio e poi modellarlo a piacimento, piuttosto che intervenire su un blocco squadrato e rigido, come era stato fino a quel momento. La forma della cupola esprime una magnifica proporzione. Le sue dimensioni corrispondono alla metà esatta dell'intero edificio. Per arrivare dal pavimento al primo cornicione, i costruttori usano calcestruzzo rinforzato e blocchi di tufo. Il livello successivo è costituito da mattoni di tufo più leggeri. Il primo anello della cupola è di calcestruzzo, ma più si sale, più la miscela si alleggerisce ed aumenta la percentuale di tufo. In cima è ulteriormente alleggerita dalla pietra pomice. Se l'architetto non avesse utilizzato questo accorgimento, la struttura avrebbe pesato quasi l'80% in più. L'interno delle mura nasconde una complessa serie di archi, concepiti per ridurre il peso e dirigere la pressione verso il basso, sui pilastri di sostegno. Si è deciso di ridurre ulteriormente il peso della cupola ricavandovi grosse nicchie quadrate, i cassettoni,
che rendono l'insieme più ricco e dinamico, alleggerendolo di parecchie tonnellate. La cupola aveva una volta cassettoni dorata. Era come essere sovrastati da un baldacchino dorato. Durante la costruzione è stata usata un'impalcatura di legno che determina le linee dei cassettoni e delle modanature. Al vertice c'è l'oculus, l'occhio, un'apertura circolare di oltre 9 metri di diametro che permette di vedere il cielo sovrastante. Questo ingegnoso accorgimento rimuove dalla cupola il punto di massima tensione, permettendo all'edificio di resistere nei secoli. La storia non riporta il nome dell'ideatore del rivoluzionario disegno del Pantheon. Forse Apollodoro, forse Adriano stesso, il mistero rimane. Lo storico Cassio Dione ci tramanda la storia di Apollodoro e Adriano. L'imperatore avrebbe mostrato ad Apollodoro dei progetti, ricevendone critiche feroci. Alla fine Adriano lo fece mettere a morte. Se la storia è vera, Apollodoro non ha potuto vedere completata la sua opera. Ma il vero enigma del Pantheon non è l'identità del progettista o la cupola, ma la facciata. Il rompicapo parte dall'altezza delle colonne. Il portico appare infatti troppo corto di 3 metri. Una possibile spiegazione è nella volontà di Adriano di utilizzare solo granito egizio per le colonne. Un materiale costoso e difficile da trasportare, ma proprio per questo simbolo ideale della potenza di Roma. Nel rispetto delle proporzioni, le colonne devono essere alte 15 metri. Per l'impaziente imperatore Adriano, questo significa un allungamento dei tempi, qualcosa che non è disposto a tollerare. E non vuole neanche sentir parlare di materiali meno nobili, come il marmo. Alla fine Adriano decide di rompere le leggi della proporzione e dispone colonne di granito alte solo 12 metri. Il disegno della facciata rimane un mistero, ma il Pantheon è ancora oggi una meraviglia ineguagliata. Tra le 7 meraviglie di Roma c'è l'edificio forse più sinistramente famoso del mondo, il Colosseo. Tra le sue maestose mura, la storia è scritta con la violenza, il sangue e la morte. È il più grande e glorioso di tutti gli anfiteatri romani. Più alto di un palazzo di 16 piani, il Colosseo può contenere oltre 80.000 spettatori. Un'arena di giochi, ma anche un tempio alla morte. I primi progetti risalgono al periodo successivo alla morte di Nerone. Il suo regno del terrore ha prostrato a tal punto la morale pubblica che il suo successore, Vespasiano, decide di realizzare un'opera eccezionale per restituire orgoglio a Roma. Vespasiano era un personaggio anomalo tra gli imperatori romani. Un gran lavoratore, sobrio, con le idee chiare, onesto e frugale. Ai romani piaceva. Nel 70 d.C. gli ingegneri di Vespasiano prosciugano il lago privato di Nerone e pongono le fondamenta per il più grande anfiteatro di Roma. L'anello ovale abbraccia l'arena centrale. Le gradinate sono poste su tribune sopraelevate, in modo da offrire una visuale chiara da ogni posizione. All'interno si snoda un labirinto di gallerie con soffitto a volta. Il pubblico accede all'anfiteatro da 76 ingressi e sciama attraverso i corridoi fino ai posti. L'intera struttura poggia su pilastri di sostegno puntellati da archi e volte. La volta permette di realizzare il soffitto a cupola come questo. È costruito in calcestruzzo romano e poggia su una struttura di legno o cassaforma e archi come questo, di blocchi di pietra tagliata. Insieme agli archi e alle volte consente di ottenere uno spazio ampio che facilita la circolazione delle persone. Inoltre, gli archi danno al Colosseo il suo caratteristico aspetto architettonico. Risalendo lungo la facciata si elevano 3 livelli di archi, poi un quarto e un quinto con solide mura di calcestruzzo ricoperte di mattoni. Tecniche di costruzione all'avanguardia consentono di erigere rapidamente una facciata alta 45 metri. Le opere in muratura sono sostenute da 300 tonnellate di grappe di ferro. Mattoni di dimensioni classiche e calcestruzzo a presa rapida facilitano i lavori di costruzione. Vespasiano non ha tempo da perdere.
deve fare in fretta se vuole conquistare il favore del popolo. Il Colosseo è la soluzione. L'imperatore sarà al centro della scena. Dietro di lui i senatori. Nella gradinata superiore i patrizi. Ancora più su soldati e cittadini comuni, quindi gli schiavi. I posti peggiori, quelli più in alto, sono per le donne. Questo luogo rappresentava uno spaccato della società romana. Osservando nel pubblico, vi si vedeva plasticamente rappresentato tutto il mondo romano. Il velarium, un'enorme tenda, protegge gli spettatori dal sole. Almeno 1000 marinai manovrano questa grande vela. Una delle cose più sorprendenti è che questo grande edificio, forse il più grande progetto edilizio dell'antichità e senz'altro il più complesso, fu completato nell'arco di 5 anni. Eppure, nonostante la rapidità dei lavori, Vespasiano non vive abbastanza per vederlo ultimato. Muore prima di poter offrire il suo dono ai romani. È suo figlio Tito ad inaugurare ufficialmente la più terribile arena della storia. Offre ai romani 100 giorni di giochi, in cui sono massacrate belve, giustiziati uomini, donne e bambini. E i gladiatori si battono fino alla morte. L'industria della violenza sfrutta tutti i ritrovati dell'ingegneria. Nascosto sotto l'arena, un labirinto di cunicoli permette di sollevare pedane mobili per portare fuori i cadaveri. Ci sono 32 recinti sotterranei destinati a leoni, tigri, elefanti e coccodrilli. Muovendo gli argani si aprono le gabbie. Le belve aizzate e affamate entrano nell'arena dalle botole. Ne vengono uccise fino a 5.000 al giorno. Alcune specie sono portate sull'orlo dell'estinzione. Era una vera industria della morte, tutto funzionava come un orologio. Una leggenda, forse esagerata, dice che Claudio fece gettare ai leoni i suoi progettisti e tecnici di scena perché il macchinario si era rotto rovinando uno spettacolo. Le esecuzioni sono l'intrattenimento di mezzogiorno. I condannati sono messi a morte in forme sempre nuove, uno spettacolo di inaudita crudeltà pubblica. È indubbio che avessero un diverso livello di tolleranza. Potevano vedere persone o animali soffrire atrocemente senza esserne disturbati. La grande attrazione dei giochi sono i gladiatori. Molti sono prigionieri di guerra di popoli conquistati o nemici: africani, germani, traci, galli. L'inaugurazione del Colosseo favorisce la nascita di nuove scuole per gladiatori. Se ne contano 2.000, ben addestrati e pronti a battersi per la loro vita. Per rendere più stimolante i classici giochi di gladiatori, i romani facevano assumere ai combattenti l'identità di personaggi della mitologia o dei loro avversari. Così si poteva vedere Achille contro Ettore, oppure Ercole in una delle sue fatiche. Erano sempre combattimenti fino alla morte, ma con un elemento teatrale in più. Chi arriva vivo alla scadenza del suo contratto diventa un uomo libero. Il Colosseo trasforma alcuni gladiatori in eroi e celebrità. Alcuni si conquistano la loro occasione. Altri muoiono tra le sue mura e i loro corpi sono trascinati fuori dall'arena. Sono 42 gli imperatori che sfruttano l'idea di Vespasiano. Il Colosseo è stato concepito per divertire il popolo di Roma. Un obiettivo raggiunto, ma ad un prezzo altissimo. Sono almeno 700.000 le persone morte in questa arena. Il Colosseo continua ad ergersi come un capolavoro dell'architettura, ma custodisce anche le pagine più oscure di una civiltà spietata. Nel 217 un incendio distrugge il Colosseo, che viene ricostruito 20 anni dopo perché i romani non sanno rinunciare allo spettacolo violento dei giochi. L'origine dei giochi del circo va probabilmente ricercata nei riti funebri etruschi, quando in occasione della morte di un uomo di rango, un condannato a morte veniva bendato, armato di clava e contro di lui venivano scatenati cani feroci.
Anche i giochi greci erano nati da riti funebri, basti pensare ai giochi in onore di Patroclo nell'accampamento Acheo di fronte a Troia. Anche in questo caso il rituale era violento, prigionieri troiani furono sacrificati per Patroclo caduto. I greci però trasformarono la violenza del rito in agonismo, i giochi divennero Olimpiadi. Per fortuna i giochi del circo romani non ci sono più, ma le Olimpiadi ci sono ancora.